Per un'associazione raggiungere il traguardo del centenario significa avere una storia alle spalle. E la sezione di Imperia, originariamente denominata Sezioni Alpi Marittime, sebbene numericamente piccola, ha una storia significativa alle proprie spalle. È una storia che fonda le proprie radici proprio qui, in Pieve di Teco, in questa piazza, e nell'edificio che vi sta di fronte, che fu la caserma Manfredi, dove per un lungo periodo storico è stato di stanza il battaglione Alpini Pieve di Teco, inquadrato nel primo reggimento Alpini. Battaglione in cui prestarono servizio dapprima la maggior parte dei soci fondatori della sezione, reduci della Grande Guerra, e poi la maggior parte dei reduci del Secondo Conflitto Mondiale, che dopo i tragici eventi della ritirata di Russia ricostituirono la sezione nel dopoguerra. Questa è la motivazione per cui si è voluto celebrare questo importante anniversario proprio qui, a Pieve di Teco, invece che in altre più rinomate città rivierasche, forse logisticamente più adatte, ma non altrettanto ricche di significato storico per gli alpini imperiesi. La storia della nostra sezione è sempre stata legata al battaglione Alpini Pieve di Teco e dal primo reggimento Alpini, fin da quando il 13 dicembre del 1926, in occasione della visita del principe Umberto di Savoia, la sezione di Imperia consegnò il gagliardetto al ricostituito battaglione Pieve di Teco. Fino poi ai primi anni 60, con l'erezione dapprima del monumento e poi successivamente del sacrario alla divisione alpina cuneense al Colle di Nava, dove i reduci della ritirata di Russia vollero ricordare i loro caduti istituendo un raduno pellegrinaggio annuale mai interrotto neanche nel periodo del Covid e che quest'anno è giunto alla 74esima edizione celebrata in forma solenne. Vedere sfilare il labaro degli alpini che scintillava al sole con le sue numerosissime medaglie d'oro dà da solo il significato che la storia degli alpini hanno nel nostro paese. Se abbiamo in giro per il mondo dei vanti da presentare, fra questi sempre e dovunque c'è la storia dei nostri alpini. Ma anche il nostro piccolo territorio, la nostra provincia, è riuscita nel tempo ad affermarsi nella considerazione della comunità per il ruolo che ha avuto nelle diverse difficili fasi del nostro paese quando c'era necessità di difendere la nostra patria. E il nostro territorio ha dato tante persone, ha dato tanti eroi, tanti piccoli eroi, molti ancora sconosciuti, che hanno contribuito negli anni ad affermare la storia degli alpini nel nostro territorio. E quindi con particolare piacere che insieme a tanti sindaci qui oggi a Pieve di Teco rendiamo omaggio alla storia degli alpini e in qualche modo rendiamo omaggio a coloro che ne tengono ancora viva e ne esaltano la storia con raduni come quello di oggi, occasione per rimettere insieme amici di antica data o di nuova data che si incontrano insieme per ricordare insieme periodi passati difficili e invece festeggiare i tempi che viviamo oggi nel nostro paese, che ci permettono ancora di incontrarci e di stare insieme. È con grande emozione che porto questo saluto, perché mentre suonava l'Inno d'Italia ho avuto un ricordo immediato, che la prima volta che ho ricordo di aver sentito l'Inno d'Italia era con mio bisnonno in mezzo a tanti cappelli di alpini. E questo per dire che
le cose che si sentono, si vengono raccontate, si vivono da bambini, poi vengono giustamente elaborate e si portano con sé quando si diventa adulti. E, se possiamo chiamarla così, la festa per i 100 anni di questa sezione è la festa per 100 anni, che è una data, è un periodo di tempo lunghissimo, però per una sezione e per un'associazione nazionale che è sempre giovane, che sa rinnovarsi e che al proprio interno ha tanti giovani, oltre che naturalmente tanti di quei nonni che come me da piccolo sapranno trasferire alle nuove generazioni il vanto, l'orgoglio di essere stati e di essere italiani e alpini. E quindi con molta emozione, ripeto, vi ringrazio per aver voluto organizzare qui nel cuore delle Alpi Liguri questa giornata che non è di ricordo ma è di festa, ma che all'interno della festa però non può non ricordare, come è stato detto dal presidente Badano, tutti quei giovani che hanno sacrificato la loro vita per portare in giro per il mondo la pace e i valori dell'Italia. Viva Pieve di Teco, viva gli alpini e viva l'Italia. Un saluto doveroso a tutti gli alpini qui convenuti a Pieve di Teco. Come Regione Liguria siamo orgogliosi di ospitarvi nel nostro territorio, ma soprattutto siamo orgogliosi, ed è l'occasione anche per ringraziarvi, per quello che fate ogni giorno, per quanto noi possiamo sempre contare sulla protezione civile degli alpini, ogni qualvolta purtroppo dobbiamo contrastare dei danni legati al maltempo, ogni qualvolta altre regioni, vedi l'Emilia-Romagna, chiedono un nostro aiuto per un'emergenza climatica che devono affrontare. Quindi il legame con gli alpini è costante, è un legame vero, è un legame di amicizia, di stima. Voi rappresentate la nostra storia, come ha giustamente detto l'onorevole Scaiola, voi rappresentate i nostri valori, valori che non devono essere persi, valori che dobbiamo trasmettere ai nostri figli, ai nostri giovani. Presidente nazionale, presidente di sezione, capigruppo, alpini dell'Associazione Nazionale Alpini, cittadini, porto i saluti del comandante delle truppe alpine e del comandante della Brigata Alpina Taurinense che ho l'onore di rappresentare qui oggi. Ringrazio tutti voi per l'invito a partecipare a questa sentita e partecipata cerimonia e per la calorosa accoglienza che avete riservato a me e ai miei alpini. Questi ultimi giorni sono stati per me giorni ricchi di emozioni. Soltanto un paio di giorni fa ho assunto il comando del primo reparto comando e supporti tattici alpini e ieri è stata conferita al mio reparto la cittadinanza onoraria di Pieve di Teco. Queste emozioni uniche e irripetibili mi rendono orgoglioso di essere un ufficiale, un comandante delle truppe alpine dell'esercito italiano. Altra fonte d'orgoglio è il mio rapporto con la Regione Liguria, poiché dovuto ai miei natali genovesi. Un legame territoriale che ho rivisto in questi giorni e ho toccato con mano tra la sezione Ana di Imperia e Pieve di Teco. Che senza memoria del passato non c'è futuro. L'aver pensato di portare qui a Pieve una manifestazione di valenza nazionale come questa è per noi un grandissimo onore. Mi associo ai ringraziamenti del Presidente dell'Associazione per le autorità che ci hanno onorato oggi della loro presenza. Ringrazio in particolare i colleghi sindaci, in primo luogo i sindaci dell'Unione dei Comuni della Valle Arroscia, con cui stiamo facendo, penso, un grande lavoro di valorizzazione del territorio, perché effettivamente questa città e tutte le valli hanno avuto un passato importante e glorioso e riteniamo che sia doveroso per noi cercare di farlo rivivere. Le manifestazioni stanno andando benissimo. Non nascondo che durante l'estate, con tutti i componenti del Consiglio, della Giunta e i funzionari del Comune, abbiamo avuto qualche preoccupazione di non riuscire a sostenere l'aspetto logistico di questa manifestazione, ma invece grazie al contributo di tutti mi sembra che tutto stia funzionando per il meglio. Quindi ancora un ringraziamento sentitissimo, personale e a nome
della cittadinanza. Speriamo di rivedervi presto.